Benvenuti a Pensieri e parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Sono storie che hanno come scopo quello di condividere ricordi ed emozioni di ieri e riflessioni sull'oggi. Eccomi, come promesso, a riprendere il discorso su Angelo Branduardi e sull'intelligenza artificiale in questa seconda parte dedicata al triplo vinile del concerto di Branduardi del 1980. When I've all the trophies that you should be bringing home, like the heads of the Bengal tiger. Tanto per fare un collegamento con quanto raccontato nella prima parte della settimana scorsa, ricordo che tutto è scattato dalla visione di quella pressa dello spot della Apple, quella pressa che schiaccia tutto quanto di materiale finora abbiamo riconosciuto per ridurlo e compattarlo come si compattano i rifiuti, e quei rifiuti si trasformano nel nuovo iPad, l'oggetto più potente e più sottile e più intelligente mai inventato. Un inno al futuro è un inno all'intelligenza artificiale del futuro, ma voglio sottolineare che sotto quella pressa non sono finite cose come caffettiere, lavatrici o tanti altri oggetti di consumo, ma pianoforti, trombe, chitarre, colori, matite, pennelli, cioè tutti i materiali, gli strumenti con cui abbiamo prodotto musica, poesia, letteratura, arte e pensiero in generale, cioè tutto quello che sta in quel terzo luogo di cui abbiamo detto la volta scorsa, che non è l'oikos, dove mettiamo la caffettiera, dove mettiamo la lavatrice, e non è nemmeno l'agorà, dove facciamo gli affari, dove lavoriamo e dove al limite oggetti come i telefonini, come i PC e gli iPad possono tornarci utili e può tornare utile avere delle novità potenziate. No, a finire sotto la pressa sono tutti quegli strumenti del Temenos, lo spazio sacro della meditazione, della contemplazione, del pensiero che cerca il senso e cerca il significato della vita, il luogo della psiche, cioè. Ora, psiche in greco è farfalla, e la farfalla, oltre ad essere la cosa, l'oggetto naturale più poetico in assoluto, oltre ad essere il simbolo vivente di ogni forma di metamorfosi, è anche al centro di una canzone di Branduardi, che in quel concerto canta in inglese e canta Old Man and Butterflies. Listen to the music, the leaves above your bed. Questa è una favola, la favola di un vecchio uomo che nel sogno vorrebbe diventare farfalla, leggera, libera e giovane. O forse no, forse è la favola di una farfalla che vorrebbe trovare, per quel poco tempo che ha per vivere ancora, anche la possibilità di addormentarsi e sognare. Questa storia ha origini antichissime, addirittura il IV secolo a.C. nella filosofia taoista dell'antica Cina di Confucio. Una volta Chuang Tzu sognò di essere una farfalla. Era una farfalla perfettamente felice che si dilettava di seguire il proprio capriccio. Non sapeva di essere Tzu. Improvvisamente si destò e allora fu Tzu, gravato dalla forma. Non sapeva se era Tzu che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che sognava di essere Tzu. Eppure, tra Tzu e una farfalla c'è necessariamente una distinzione. Così è la trasformazione degli esseri. La grande quercia che da sempre vegliava come un custode al confine del prato, lo vide un giorno apparire da lontano,
un vecchio uomo dal passo un po' lento. Vieni vecchio uomo, il tuo riposo io sarò. Il tuo corpo stanco in un dolce abbraccio. Nell'antichità classica la farfalla identificava l'anima. E la farfalla è l'animale poetico per eccellenza della metamorfosi, appunto. Ma che la metamorfosi che si cerca sia la farfalla e che la farfalla sia l'anima ha un che di ancora più pregnante, più profondo, come a dire il sogno di diventare spirito, di trasformarsi in esseri spirituali, che è anche un invito ad essere semplicemente un poco più spirituali di quanto siamo comunemente, e cioè attenti agli affetti, ai legami, ai sentimenti, perché l'anima è nel cuore. E dato che, come dice Ovidio, non saremo domani quello che fummo, né quello che siamo, non ci resta che sperare di sognare di essere più anima, Oppure dobbiamo sognare di essere un oggetto, anche se quella cosa, quell'oggetto è il più sottile del mondo e contiene dentro di sé tutta la materialità del mondo passato. Brodsky, poeta russo, premio Nobel, dedica un intero poema alla farfalla e in questo poema mi ha sempre affascinato la parte in cui dice: tanta bellezza per così breve tempo mi spinge ad una congettura che mi fa storcere la bocca. Dire con più chiarezza che il mondo per davvero creato è senza scopo, oppure invece, se scopo esiste mai, non siamo noi. Entomologo amico, per la luce non ci sono puntine né per il buio. E le puntine con cui crediamo di tac, mettere per bene sotto quadro, classificare, dominare, misurare, possono anche essere quelle dell'intelligenza artificiale, ma mai, nemmeno con quelle, arriveremo là a cogliere il senso e il significato della luce e del buio. E allora penso a un'altra canzone di quel disco, canzone che ascoltate in quel vinile mostra tutta la materialità di quelle cose finite sotto la pressa. È del suono del silenzio che comanda la condizione, è delle fiume dei mari, è del tempo delle iene, è del sogno del disegno, di rinuncia e di paura, è di fiaba e di follia, è di tutto sono io, è di niente sono io. L'intelligenza artificiale del futuro potrà essere re del suono e del silenzio che comanda foglie e fiori, il re del fiume, il re dei mari, il re del tempo e delle idee, il re del sonno e del risveglio, il re di rinuncia e di paura, il re anche delle fiabe, il re anche della follia e della mia fragilità. Ma potrà essere il nostro re di speranza? Re di Speranza è una canzone di resurrezione, una canzone dedicata alla Pasqua e quindi al mistero della vita, della morte, della natura, del tempo, della ciclicità dell'esistenza e della necessità di farci conti. È del cuore e del sospiro che comanda rocce e sabbia, è del pianto e del sorriso, della mia fragilità, è del fango e delle stelle, di fatica e di sollievo. È del falso, è del vero, della mia fragilità, è di tutto, è di niente. Sarà una fissazione, ma ripenso ancora a quello spot e allora mi chiedo due cose. Dove ci porta ora la Apple? E dove scegliamo di andare noi? Apple è sempre stata quella del pensare diversamente, think different, del pensiero divergente, degli strumenti per cambiare il mondo e per farlo bisogna essere un po' pazzi e molto visionari, stay foolish, stay angry, affamati. Ma quell'essere affamati lo abbiamo sempre sentito come una voglia di affermarsi, come individui, come soggetti e spesso soggetti ai margini, diversi per genere, colore della pelle, tana grafica, perché era loro, ai giovani che volevano cambiare il mondo in meglio, si rivolgeva la Apple in passato nei suoi spot. La creatività contro il conformismo, la genialità folle del visionario che va controcorrente. Per potenziare la tua differenza, affermarla, ti offro uno strumento in grado di poterti esprimere meglio, realizzare meglio il tuo thing different. Ecco il tuo. Mi piace spettinato camminare, col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume.
Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Ora, questi pronomi personali e questi pronomi possessivi, io, tu, lei, lui, mio, tuo, sembrano anche loro tutti pressati, tutti sotto quella pressa per entrare dentro ad un oggetto più sottile in cui ci siamo tutti e nessuno. E poi c'è questa cosa qua, che quella scrivania fatta di libri, di fogli, di penne stilografiche, di macchine fotografiche con tanti obiettivi diversi, e poi il pianoforte, la tromba e la chitarra e tutti gli strumenti musicali, non solo avevano bisogno della nostra intelligenza naturale, ma per farli funzionare meglio, per scrivere cose originali, per suonare musica decente o anche soprattutto per cercare la musica decente, occorreva l'intelligenza naturale, occorrevano allenamento, esperienza, fatica, sudore, sudore metaforico, che passava dallo sconforto all'illusione, a volte alla soddisfazione, quella gratificazione di avercela comunque fatta. Ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Ma mi vogliono bene come ai campi, alla pelle ed alla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Ma penso che in quelle immagini ci sia qualche cosa che ci debba mettere in guardia. Come dire, conserviamo comunque sempre quello spazio di Temenos, ma anche quello spazio dedicato alla nostra intelligenza naturale che potrà governare e potrà rendersi libera anche con tutti quegli strumenti. Ma so di dire cose banali, banalissime. Allora dirò altre. Questi pensieri e queste parole nascono dall'ascolto di Brando Ardi. C'è nei suoni di quei tre vinili, che sono tre registrazioni di esecuzioni dal vivo, qualcosa che resiste alla pressa. C'è un che di magico, ecco, proprio contro l'intelligenza artificiale e contro quella pressa bisognerebbe tornare a parlare di pensiero magico, sapendo bene il rischio che si corre. Scrive Pavese: non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi andare dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. Questo punto Pavese allora ci dice che la magia è qualcosa che senti dentro, ti dà i brividi, ti fa sentire vivo, ma soprattutto è legato ad una moltitudine indistinta di affetti e di luoghi, fisici, mica virtuali, e poi a delle persone fisiche con tutti i loro difetti, mica virtuali, o mica persone reali, ma di cui ti leghi sempre di più attraverso la distanza dei social, e anche i pensieri li senti reali, vivi, dentro, attorno a te. Insomma, l'intelligenza artificiale che ci promette quella pressa sarà un mezzo utile se sarà accanto ad altro, se non sarà il segno della strada che ci porta all'ingegneria dell'esistenza. Se conserveremo ancora accanto il potere magico dei luoghi, dei pensieri, delle persone fisiche, e quel pensiero magico, in una parola, è la poesia ed è la musica unita alla poesia. Il volto si velò e fino in fondo al cielo camminò. Con l'intelligenza artificiale saremo più veloci, più performativi, avremo prestazioni e anche occasioni di vita più potenziate, forse più gratificanti, ma alla fine? Cioè, quando verrà la fine, dico? Sì, perché mi ci vedo anch'io di fronte alle capacità nuove di quel nuovo oggetto tecnologico.
Torno allo spot della Apple a quella pressa e mi immagino Branduardi, non Branduardi l'artista, ma Branduardi bambino. Me lo immagino un bambino come tanti, il violino in dono e poi le lezioni e quel bambino che si appassiona e allora quel talento naturale che hanno tutti i bambini, lui lo tira fuori e la musica a poco diventa lui. E allora il pianoforte, allora la chitarra acustica, allora il flauto e immagino quel bambino che cresce in mezzo a tanti strumenti e immagino la sostanza in cui si riesce a passare a fatica perché ci sono tutti quegli strumenti e poi immagino anche i fogli degli spartiti per terra e lui che dice attento, non spostarmeli che devo provare e quel bambino che cresce passando ore e ore a provare, ore e ore a suonare, a farlo uscire quel brano che ha in testa e poi a comporre melodie e poi a trovare le parole che accompagnano quelle melodie e poi la musica che lo porta alla poesia perché è naturale che siano la stessa cosa, non dico dal punto di vista della forma, certo sono due ambiti diversi, nella mente di chi scrive e di chi compone, ma soprattutto nella mente, nel corpo di chi ascolta e di chi legge facendo propri quei suoni e quelle parole, perché quei suoni e quelle parole ti entrano dentro. E poi quella pressa che spazza via tutto, è il bambino di domani a cui al posto di tutto quello danno un oggetto in mano, l'oggetto più sottile del mondo, e con quello dirgli che potrà fare tutto, e lo farà senza neanche troppa fatica, e lo farà perché sarà aiutato da una macchina che sta lì dentro, e riuscirà a fare tante cose in fretta, più in fretta, troppo in fretta. Sparirà tra tutti gli strumenti anche il flauto, ma il flauto contenuto in quell'oggetto potente e sottile potrà ancora essere un flauto magico? Certamente quello che produrrà potrà essere migliore, perfetto nei suoni e anche nelle parole, non è questo. Ma quel bambino e tutti quei bambini a cui daremo in mano quell'oggetto, avendo distrutto tutto il resto sotto quella pressa, saranno persone migliori? E tutti quelli che ascolteranno le parole e i suoni che usciranno da tutti quegli oggetti più sottili del mondo, nati da quella pressa, potranno diventare persone migliori? Tutti quei bambini che già nei passeggini per stare buoni buoni attacchiamo i cellulari con videogiochi che li ipnotizzano e che così non ci disturbano in pizzeria, perché di nuovo li connettiamo a quei piccoli sottili oggetti, ma che imprinting per tutta la vita diamo loro. Osservi i miei studenti oggi, mentre si preparano per un'interrogazione. Ricercano video che in pochi minuti spiegano tutto. Schemi o brevi riassunti, Manzoni, Hegel, Kant in 20 minuti. E con quello mi fanno anche delle belle interrogazioni, prendono anche dei bei voti. Ma è con quello che diventeranno persone migliori. Migliori di quelle persone che invece stavano ore e ore sui libri per tentare di capirci qualcosa. Avremo bisogno ancora in quel mondo che esce dalla pressa di favole? Favole anche per grandi, come in fondo sono tutte le canzoni di Branduardi, che è poi quel pensiero magico, quella magia che si fa suono e si fa parole. E tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. Ma quelle favole sono le favole di tutta la nostra cultura. Come se tutta la nostra cultura si reggesse su quelle storie, su quei racconti, e a un certo punto sembra proprio che non ce ne freghi più nulla. Sotto il Tiglio, ad esempio. Sotto il Tiglio, là nella landa, là dove il nostro letto. Voi che passate potrete vedere come rompemmo fiori ed erba. Davanti al bosco cantava l'usignolo e di fiori lei fece un giaciglio. Riderà chi passi per di là, guardate com'è rossa la sua bocca.
Una canzone che si ispira a un poeta trovatore tedesco del Medioevo, ma in quel testo c'è nascosto il mito di Filemone Bauci di Ovidio, e sembra che però colga nel segno, perché sotto il tiglio per Ovidio, per un medievale, ma anche per Branduardi, è il luogo dell'amore, perché il tiglio è il simbolo da sempre dell'amore coniugale, di quell'amore che lega due persone e le unisce per sempre, come la radice del tiglio con quello della quercia, e da quel nodo ecco che nasce un giglio. Sotto il tiglio, là nella landa, la radica si abbraccia al giglio. Voi che passate potrete vedere come son cresciuti insieme. Lei con me rimase solo un anno, ma con oro poi intrecciò le chiome. E se ne andò, io amavo uno sparviero, in alto si levò e volò via. E come dare torto a questi miti se solo ci si immerge sotto un tiglio, con il suo profumo e con il riparo delle sue foglie dai raggi troppo forti del sole d'estate. Lo canta anche Nick Cave in Under a Lime Tree Arbor. E allora Ovidio è come qualche cosa che torna in tutto il mondo, come quello di Nick Cave fatto di pianoforte, di chitarre, di violini, di flauti e di tutti gli strumenti che immagino ingombra. C'è anche tutta la meditazione sulla precarietà dell'esistenza, degli affetti e della vita che vola via, che come vento e nube fugge via. La presenza incancellabile della sofferenza e del dolore, perché Filemone e Bauci non possono esaudire quel loro desiderio se non rinunciando ad essere quello che sono. Alla fin fine, quale posizione avere nei confronti dell'intelligenza artificiale generativa sempre più performante e progredita? Sarà una grande innovazione e ci darà grandi opportunità, questo è sicuro. Il sapere a portata di dita, tutto lo scibile in tasca, una tecnologia che potrà curarci, intervenire a ripristinare il nostro corpo afflitto da malattie in modo sempre più preciso e meno invasivo, un sistema di comunicazione sempre più ravvicinato, un modo più efficace per risolvere anche le questioni ambientali, eccetera, eccetera. Questo è indubitabile, ma alla fin fine mi viene comunque sempre in mente la strofa di Battiato contenuta nel Re del Mondo. Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali un codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala. E il Re del Mondo in futuro potrebbe essere davvero l'intelligenza artificiale. Il Re del Mondo è una canzone del 1979, anno in cui l'intelligenza artificiale era solo fantascienza. Ma letta oggi, il Re del Mondo potrebbe essere davvero l'intelligenza artificiale. E allora non mi esce più dalla mente, perché diventa fondamentale quella frase di quella canzone di Battiato in cui dice: è il giorno della fine, non ti servirà l'inglese. È il giorno della fine, non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò, ma il Re del Mondo ci tiene prigioniero il cuore. Ecco, l'intelligenza artificiale al posto dell'inglese, che è lo stesso, cioè il giorno della fine. Il giorno della fine del mondo, e io penso che non sia soltanto il giorno della morte, per il quale comunque non serve a niente l'intelligenza artificiale, ma anche ogni giorno in cui ci sentiamo alla fine del mondo, cioè i giorni del dolore, i giorni della tristezza, il giorno in cui sentiamo il nostro mondo crollarci addosso, e nella vita sono tanti. Allora in quei giorni che cosa ci serve l'intelligenza artificiale?
ma il conforto, il coraggio, la forza di rialzarci, di proseguire, di andare avanti, di rimetterci in sesto, di fare in modo che la fine che sentiamo non sia veramente la fine, ma un nuovo inizio. Ecco, ecco, quello ci viene dalla poesia e dalla musica. Poesia e musica che non sono il re del mondo che possa tenere prigionieri, come invece potrebbe fare tutta l'intelligenza artificiale a cui sempre di più affidiamo le nostre vite. Io penso che alla fine, cioè quando verrà la fine, quella fine che abbiamo descritto, ci potrà essere d'aiuto la poesia, come ad esempio la poesia di Saffo e quel yoyen, che è come dire andare oltre, continuare a sforzarci di andare oltre nonostante tutto e comunque tutto. Ma andando oltre possiamo chiederci anche perché e come. Cosa troviamo nella musica, nella poesia e nelle canzoni che sono la musica e la poesia mescolate insieme? L'ascolto, la lettura ripetuta e la melodia che ti entra in testa e ti fa ripetere certi versi, certe parole, ti spinge a pensare. Pensare, riflettere, meditare, porti domande, cercare significati, cercare un senso. Un senso che possa consolarti, darti forza, darti coraggio, consentirti quello sforzo, quello yoyen di Saffo. Si potrebbe pensare che tutto avvenga nell'ascolto o nella lettura, cioè nella ricezione, nella fruizione, e che a questo punto poco importa chi produca quella musica o quelle parole. Sappiamo quanto siano sofisticate e elaborate le macchine di intelligenza artificiale nel comporre versi o ancora di più nel comporre melodie. Ma penso che non sia la stessa cosa. Riconosceremo la bravura, ci stupiremo degli affetti. Ci serviranno magari per divertirci, magari per sorridere o anche per ridere a crepapelle. Sì, ma non per quei momenti. I momenti della fine, cioè i momenti della condizione tragica della nostra esistenza. In quel caso non scatta proprio nulla, perché manca quello che è fondamentale e che è l'autenticità. Persino in un testo, in una melodia composta in modo naturale da umani, se abbiamo il sospetto soltanto che siano stati fatti senza autenticità, o per denaro, per compiacimento, o per gioco, li rifiutiamo. A maggior ragione se abbiamo la coscienza, la consapevolezza che siano stati prodotti da una macchina, per quanto intelligentemente superiore a noi possa essere. Solo l'autenticità del pensiero nato dall'esperienza della vita, ma anche l'autenticità del pensiero che nasce dalla protesta, dalla ribellione, dalla rabbia o dall'indignazione per un'ingiustizia sentita, subita, avvertita, ma anche solo il pensiero delle contraddizioni della vita o quello del mistero che pone domande, o lo stupore o la meraviglia, ma anche il pensiero di quelle gioie di cui facciamo fatica anche a trovare le parole giuste. Insomma, tutti questi pensieri sulla vita che sono autentici e che si traducono in verso, in poesia, in musica, possono risuonare in noi, fare consonanza con quel groviglio, con quel fitto di emozioni che non sappiamo bene distinguere, ma sappiamo che ci sono, che le proviamo e ci turbano e che hanno bisogno di espressione, di parole e di suoni. Le altre, quelle non autentiche, ci piacciono o non ci piacciono, è bon. No, Zecchi, in tempi in cui non esistevano i computer di oggi, e sono gli stessi anni più o meno del re del mondo di Battiato, ci propone l'esperimento mentale della macchina dell'esperienza. Supponiamo che esista una macchina dell'esperienza capace di darci qualsiasi esperienza desideriamo. Per tutto il tempo galleggeremmo nella vasca con elettrodi attaccati al cervello, selezionando ogni 2 anni le esperienze da fare.
ma ci basterebbe o vorremmo qualcos'altro? Qualcos'altro che dia un nome, un senso, un significato alle vite che stiamo vivendo. E questo non può che nascere dalla coscienza, dalla consapevolezza. E la coscienza e la consapevolezza alla fine ci portano a volere delle vite autentiche, delle vite nostre. Ma le vite sono nostre se le pensiamo, se ce le facciamo affrontando giorno dopo giorno gli ostacoli, gli imprevisti dell'esistenza. Noi non vogliamo solo delle determinate esperienze, vogliamo farle. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare. Rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare. Fare certe cose e non solo l'esperienza di certe cose. E poi alla fin fine vogliamo essere quello che siamo, con tutti i difetti e gli errori che possiamo avere e commettere. Essere noi e non delle esperienze, per quanto belle e magnifiche siano. E poi scegliere di attaccarci ad una macchina significa vivere in un mondo felice, sì, ma dove non ci sia nulla di importante, nulla di profondo, nulla di fondamentale. E quello lo possiamo avere solo al contatto con la realtà, con tutta la sua imprevedibilità e anche la sua sofferenza e i suoi dolori. Ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Torniamo a Battiato e torniamo a quel re del mondo, ecco, quel re del mondo che ci tiene prigioniero il cuore. Ecco il rischio, perché l'intelligenza artificiale potrà potenziare la nostra vita esteriore, ma nel momento in cui terrà prigioniero il nostro cuore, la nostra mente, il nostro pensiero, ecco che allora sarà la fine. Perché quel re del mondo potrà far prigioniero il nostro cuore spegnendo la coscienza. Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero. E il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò. Ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. In una canzone di Battiato più recente, del 2001, c'è qualche cosa di questo che ritorna. E poi le pene che sorpassano la gioia di vivere, coi dispiaceri che ci porta l'esistente. Ti viene voglia di cercare spazi sconosciuti per allenare la tua mente a nuovi stati di coscienza. Ecco, possiamo condizionare sempre di più con l'intelligenza artificiale i processi meccanici, i comportamenti, quelli che tutti gli altri riconoscono di noi, cioè la nostra personalità, ma quella empirica, quella che sta in superficie, evidente a tutti, ma non ciò che siamo, che è legato ai nostri stati di coscienza, il nostro mondo interiore, la nostra anima, che è sempre come la descrive Saffo, inafferrabile anche se la inseguiamo, ed è come la mela dolce che rosseggia sull'alto del ramo, alta sul ramo più alto. La scordano i coglitori? No, certo non la scordano, non possono raggiungerla. Ed è come sei la spiga più bella che hanno scordato di tagliare, sei la mela più alta che nessuno mai raggiungerà. Sei la spiga più bella che hanno scordato di tagliare, sei la mela più alta che nessuno mai raggiungerà. Passato il tempo della raccolta, la calda estate è finita già, e curiosa ancora tu aspetti chi ti coglierà. Sei la mela più alta che nessuno mai raggiungerà.
Quando verrà la fine, e la fine non è necessariamente solo la morte, come abbiamo detto, ma anche la fine delle nostre storie, dei nostri legami, o anche la consapevolezza del tempo che passa, la perdita dei nostri momenti, degli attimi, i figli che crescono e che grandi se ne vanno per la loro strada, cosa ce ne faremo di tutta l'intelligenza artificiale? Che cosa ce ne faremo di Facebook, di Instagram, dei social? Quando verrà la fine, quella fine, ci basterà chattare su WhatsApp? Ci distrarremo con i TikTok o con un giochino con cui spesso impieghiamo il tempo? Affronteremo così la fine? Meglio ancora, saremo preparati così per quella fine? Oppure, ricordando ancora una volta Floreschi, ogni volta che proveremo dolore nell'anima, ogni volta che ci sentiremo tristi, quando qualcuno ci offenderà o non ci riuscirà qualche cosa o ci sovrasterà la tempesta interiore, usciremo fuori per rimanere a tu per tu con il cielo, guarderemo le stelle, oppure staremo dentro, lì dentro nell'intelligenza artificiale? E se così sarà, perché avremo eliminato tutto quello con quella metaforica pressa dello spot di Apple, ma come ci sentiremo? Come ci sentiremo quando soffierà forte il vento del monte tra le querce e per noi nessun ape, nessun miele? Nel futuro che simbolicamente ci sta disegnando lo spot della pressa, troveremo lo spazio e il tempo per fermarci, per uscire fuori e guardare quel cielo e sotto quel cielo pieno di stelle raccontarci delle favole, cantare delle canzoni, ascoltare le canzoni di Branduardi? Come sarà quel mondo, quel futuro, che sarà certamente performante, prestante, comodo, veloce, sicuro, pieno di informazioni, e quel mondo che offrirà possibilità di fare, di agire a tutti, e tutti immersi in un mare di dati senza Branduardi? Come sarà quel futuro senza Branduardi? Dieci vascelli sono venuti portandoci la guerra da lontano, 11 guerrieri sono tornati quando erano 300 a partire, unica la morte, di là in là, niente oltre, niente di più. E sul cammino che il tempo fa, 5 finora sono l'età, e sono 12 mesi che... Avete ascoltato Pensieri e parole a 33 giri, un podcast di storie forse troppo personali, minime e a volte banali, sull'ascolto della musica ai tempi dei vinili. Storie che hanno